Ecco, i pronostici, Serie A, parte 11, prima squadra, Udinese Salernitana, qui secondo me c'è la vittoria della Salernitana, e segna Koulibaly, ammoniti Manolas e Pellegrino, calci d'angolo 15 calciati. Ecco, prossima squadra Monza Roma, qui vince la Roma, segnano Dybala e Lukaku, ammoniti Angelino e Cristante, calci d'angolo 10 calciati, per 1-0 vince la Roma, no, per 2-0 voglio dire. Prossima squadra Torino-Fiorentina, qui c'è un pareggio secondo me, e di una squadra segna Krasic invece dell'altra Belotti, ammoniti Bilardi, Antuco, calci d'angolo 15 calciati. Prossima squadra Verona-Sassuolo, qui c'è un pareggio lo stesso. Di una segna del Verona segna Suso e dell'altra Rakic, ammoniti Cabal del Verona e Doig del Sassuolo, calci d'angolo 15 calciati. Prossima squadra Empoli-Cagliari, che potrebbe essere la vittoria del Cagliari. Segnano Lumumba e Rabadugar, ammoniti Aguirre, no, Augello e Nandez, calci d'angolo 10 calciati. Prossima squadra Frosinone-Lecce, pareggio secondo me. Del Frosinone segna lui e del Lecce Cristovic, ammoniti Pazzitelli e Grafia, calci d'angolo 10. Prossima squadra Atalanta-Bologna, qui c'è invece la vittoria del Bologna, Orsolini e Fabian segnano, ammoniti Calafiori e Christiansen, calci d'angolo 15 calciati. Prossima squadra Napoli-Juventus, qui secondo me c'è la vittoria del Napoli, e segna Politano e Osimhen, ammoniti Olivera, Anguissa, calci d'angolo 15 calciati. Prossima squadra Inter Genoa, qui c'è la vittoria dell'Inter, e segna Lautaro e Sanchez, ammoniti Barella e Acerbi, calci d'angolo 10 calciati. Ultima squadra Milan-Lazio, qui c'è la vittoria del Milan, e segna Leao e Giroud, ammoniti Pulisic e Hernandez, calci d'angolo 15 calciati. Ok, il video per i nostri si finisce qui. Ciao, ragazzi.